Abdullah, di origini etiopi, fu un rabbino mentore del famoso Neville Goddard. Ebbe numerosi studenti, ma Neville spiccò tra tutti. Grazie ai suoi insegnamenti, Neville trasformò radicalmente la sua vita. Abdullah, esperto di ebraico, iniziò Neville alla Kabbalah. Fluentemente interpretò la Bibbia, sostenendo che l'essere umano è Dio e può trasformare la vita tramite la consapevolezza. Abdullah, predicatore e mentore eccentrico, teneva conferenze con un gruppo ristretto di fratelli e allievi. Non impose i suoi insegnamenti, riservandoli a chi era pronto a comprenderli. Non cercò fama e aiutò solo chi cercava il risveglio spirituale. Rimase un enigma, noto solo grazie a pochi studenti. Altamente carismatico e rispettato, migliaia di persone, tra cui celebrità come Joseph Murphy, Napoleon Hill, Thomas Troward, Earl Nightingale e Bob Proctor, cercavano i suoi consigli. Poco conosciuto ma essenziale per la fondazione del nuovo pensiero, lui stesso non perse mai tempo a lamentarsi dell'oppressione contro i neri né della crisi economica. Ci ha insegnato che siamo in grado di liberarci di ogni sorta di limitazione fisica. E così disse: la strada che porta alla felicità e al successo in ogni campo, sia poi questo nel campo morale, spirituale o materiale, è aperta davanti a colui che ha familiarità con le forze miracolose del suo subconscio. Chi conosce le leggi spirituali possiede una fede salda e sa con assoluta certezza che non patirà mai la miseria, e questo indipendentemente dalla congiuntura economica, dalle quotazioni in borsa o dalle crisi di ogni tipo, come ad esempio scioperi o guerre. Infatti, non appena egli avrà impresso nel suo subconscio l'idea di benessere, questo GI procurerà in abbondanza, dovunque possa trovarsi, tutto ciò di cui ha bisogno. Egli ha anche acquistato la salda convinzione spirituale che il denaro circolerà sempre liberamente nella sua vita e che ne possiederà sempre più del necessario. Anche nel caso in cui le casse dello Stato dichiarassero bancarotta domani e la persona in questione perdesse tutto il suo attuale patrimonio, come è già accaduto due volte con la moneta tedesca, questa persona ritornerebbe ben presto ricca, indipendentemente da quale nuovo sistema economico o quale nuova valuta vengano creati. La nostra energia, positiva o negativa, influisce sul mondo. Tutto è interconnesso. Generiamo e riceviamo energia. Creiamo la forza per realizzare i nostri desideri, perché le cose accadono quando agiamo. Siamo principalmente acqua, uno dei quattro elementi vitali, insieme ad aria, terra, fuoco. Pensiamo a una goccia d'acqua, piccola ma potente, come un seme che genera vita con l'acqua. Anche l'infinitamente piccolo può perforare l'infinitamente duro. La natura lo consente. L'albero della vita è una rappresentazione simbolica delle leggi dell'universo attraverso cui avviene la creazione, sia nel macrocosmo, che è l'universo stesso, sia nel microcosmo, rappresentato dall'uomo questo, lo conduce a un'interpretazione molto personale dei formondi che costituiscono lo schema dell'albero della vita. Azilot, mondo degli archetipi. Braia, mondo creativo. Yetzirah, mondo formativo. Asia, mondo materiale. Infatti, ciascuno di questi mondi presenta una sua fisica. Se partiamo dal mondo materiale, Asia, dove si trovano il corpo e la mente, esso funziona seguendo i principi della fisica classica, vale a dire la legge di causa-effetto, dove il tempo si srotola in modo lineare e un rigoroso determinismo regola l'universo. Se ci eleviamo al livello del mondo formativo, Yetzirah, dove ha sede l'anima, cioè una materia costituita da elettroni, origine delle emozioni, esso segue le leggi della fisica relativistica, dove le particelle guidano ogni fenomeno. L'anima dell'uomo
è infatti costituita da particelle di luce, i fotoni. Nel campo della relatività, pertanto, il tempo non è più assoluto, varia in funzione dell'osservatore e gli eventi non hanno più una successione cronologica. Salendo ancora verso il mondo creativo, Braia, dove ha sede l'io superiore, i pensieri, da non confondere con le idee che sono limitate e localizzate, mentre i pensieri non hanno limiti e sono ovunque nell'universo, si opera nel campo della fisica quantistica, dove è valido il principio di indeterminazione di Heisenberg, secondo cui non si conosce contemporaneamente dove è posizionato l'elettrone e con quale velocità esso si muove. In questo campo, l'osservatore influenza così pesantemente il sistema che tutto diviene possibile. Il tempo diventa circolare ed è governato dalla sincronicità. La particella viaggia istantaneamente da una parte all'altra dello spazio con velocità infinita. I pensieri sono dunque istantanei e, se impariamo a dominarli, sono in grado di attuarsi altrettanto istantaneamente, di modo che il mondo immateriale presiede e determina quello materiale. Se l'uomo comprendesse come avviene la creazione, regnerebbe sui suoi pensieri attraverso l'io superiore, bloccando il chiacchiericcio caotico e indistinto della mente. Potrebbe creare come Fea Dio, con quella sua parte divina in grado di illuminarlo. Per poter attivare i propri corpi, almeno l'anima e il proprio corpo fisico, l'uomo deve passare attraverso inalazione, fotosintesi, pensiero positivo, essere, preghiera. L'inalazione è il processo di respirazione che determina il rinnovamento cellulare. Esso si attua con maggiore velocità se quel che respiriamo è carico di fotoni, quindi di luce, conducendo le nostre cellule a entrare in contatto con l'anima. La fotosintesi è quel processo che si svolge sulla pelle esposta alla luce e che consente a tutto l'organismo di assorbire luce. In questo modo il tessuto cellulare si rinnova, caricandosi di luce energizzata. Il pensiero positivo non si deve confondere con le idee positive. I pensieri sono eterni e consentono di trasformare la realtà in quanto portatori di energia di rinnovamento. Il pensiero positivo è ciò che pilota la legge d'attrazione. Da lui dipende la nostra vita. Siccome la materia è una forma di pensiero cristallizzato, quindi pensare positivo significa creare materia pulita o pulire la materia sporca, cioè rinnovare il creato. Essere preghiera, naturalmente, non significa pregare, ma trasmettere una vibrazione forte, determinando un cambio di frequenza che comporta la modifica vibrazionale della parola, dell'azione e più indietro ancora del pensiero e ancora più indietro dell'intenzione del pensiero, ovvero degli archetipi di Azilot. Energia, frequenza e vibrazioni possono in questa dimensione diventare materia. Il tempo è sempre l'attimo presente dove si effettuano le scelte per riequilibrare corpo, cuore, mente e spirito. Insomma, la speciazione si attua tra coloro che sono ancorati alla realtà materiale e vivono di convinzioni e paure, e coloro che tendono ad accrescere la propria frequenza vibratoria per provare ad oltrepassare portale di vibrazione. Un portale è una soglia dello stato di coscienza, sia individuale che collettiva. I portali si passano individualmente. Si parla di un passaggio collettivo quando il numero di coloro che l'hanno passato è sufficiente a formare la massa critica. Oggi siamo nella terza dimensione fisica, che equivale alla quarta dimensione spirituale, mentre qualcuno si trova già nella quarta dimensione fisica e quindi nella quinta dimensione spirituale. Ci è stato dato il dono del libero arbitrio in modo che, quando emerge una difficoltà, possiamo riconoscerla come un'occasione di crescita, possiamo vederla come il trillo di una sveglia, invece che come una scusa per cadere nel vittimismo. Se vogliamo vivere una buona giornata, ci sono dati i mezzi per averne una grandiosa.